Questo livello di Earthworm Jim HD si intitola Giù nei tubi, però bisogna fare molta attenzione e andare con calma, non c'è fretta. Stiamo attenti anche a questi gattoni grossi, forzuti, muscolosi. Non dobbiamo farci prendere, se no ci danno un pugnone. Si vede tutto lo sfondo marino, poi si vedono tutti i pesci che si muovono, che avanzano, e poi ci sono anche delle bollicine. Questo livello si intitola Giù nei tubi. Molto fantastico. Quando andate su quella scritta continua, fate a checkpoint. Ricordatevi di usare la frusta per azionare l'interruttore. Aprite la gabbia del criceto e ci salite sopra. Quando siete sopra il criceto, premete il tasto quadrato per fargli aprire la sua bocca e mordere gli ostacoli. Ora usiamo questa navicella. Tenete premuto il tasto X per usare i motori della navicella. Qui c'è da azionare un altro interruttore. Possiamo vedere anche delle stelle marine. Ma quanti sono questi pesci che avanzano? Un'altra navicella da fare. Se andate da quel coso con le bolle, potete recuperare il tempo. Ma facciamo in fretta. Usare questa navicella o questa capsula, il tempo è limitato. Ma cercate di non andare a sbattere, se no alla fine il vetro si rompe. Abbiamo 30 secondi, lo sapete, sono poi 30 secondi. Ecco, siamo arrivati. Qui c'è da raccogliere l'ultima lattina. Abbiamo sbloccato l'ultimo livello esclusivo. Devo dirvi che questo livello finisce. È il momento di salutarci, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Potete condividerlo il video se vi è piaciuto. Abbiamo fatto Giù nei tubi, non si sa cosa succederà nel prossimo video, nella prossima recensione.